sulla griglia di partenza dove tecnici. Ciao dal circuito dell'America. Qui c'è la possibilità di far bene perché la mia moto, la Yamaha, c'ha un'alta aerodinamica. E qui, a parte quel rettilineo lungo, sono molte curve. Infatti, parto in pole. Vado con le soft. I commissari dicono ok, i piloti hanno tutti gli occhi sul semaforo, ancora pochi secondi e inizierà il Gran Premio delle Americhe. Però come sempre la partenza. È difficoltosa. Sotto investigazione il mio contatto con... Non potevo fare niente, sennò cadevo. L'hanno dato a Marquez, non a me. Posso fare anche la pole, ma se non parto bene.
No, bisogna migliorare la partenza, perché così il ritmo l'ho tenuto dei Ducati. Vabbè, ho sbagliato l'ultima curva. L'importante è che l'obiettivo è centrato. Di stare nei 10. I piloti compiono il giro di rientro, vediamo insieme la classifica finale della gara. È nuvoloso, quindi soft per vincerla, basta, non voglio vincerla. Poi succede quello che succede, si consuma troppo, sì, si consuma troppo. Ho fatto 3 giri con la sprint, però la temperatura è bassa, io rischio con le soft. Facciamo soft media. Vabbè, metto la soft, dai. I commissari dicono ok, i piloti hanno tutti gli occhi sul semaforo, ancora pochi secondi e inizierà il Gran Premio delle Americhe. Non era male sta partenza, però all'esterno. Ma chi parte a sinistra ha un vantaggio qui. Subito aggressivo per andare in testa. Si vede che proprio le morbide volano adesso. Devo allungare. Mi ha spinto. Uso io l'abbassatore qua. Thank you.
Ah, è caduto bagnaio. Come buttare via la testa della classifica. Adesso inizio a soffrire con la gomma dietro. C'era l'abbassatore, è rimasto basso, diciamo, non tornava più sopra. Perché non ho frenato. Quando freni si alza.
non lo faccio più lì. Va benissimo così, in gran podio. E adesso vediamo la classifica. Cerimonia del podio, vediamo insieme la classifica finale. Bastianini passa in testa. Roma comunque presto per vedere la classifica. Ciao, al prossimo video. In collegamento dal parco chiuso, le camere stanno inquadrando il terzo classificato. Forse oggi sperava di puntare alla vittoria, ma il podio rimane sempre un risultato di cui andare molto fieri. La bestia è stata anche bella, bellissima. Oggi Bastianini ha guidato alla grande e sale giustamente sul gradino più alto del podio. Bastianini c'è!